noi abbiamo fortemente voluto questo referendum fin dall'inizio. Ed è una scelta che quindi rivendichiamo anche oggi, nonostante io sappia perfettamente che ci sono alcune perplessità, per esempio sul fatto che sia la stessa maggioranza a farsi promotrice del referendum costituzionale, perché è stata una scelta legittima, perché ci sono anche dei precedenti, già nella riforma del 2001, addirittura Leopoldo Elia parlò in aula per anticipare la raccolta di firme della maggioranza per promuovere il referendum, ma perché ha un significato, un valore politico di condivisione. Tenere distinte le due cose sarà difficile. Cioè, io mi auguro che il voto al referendum costituzionale sia per le riforme costituzionali, dopo aver letto, approfondito, discusso, esaminato le proposte, che si faccia una scelta di cambiamento per il Paese, di maggiore efficienza, di maggior modernità e anche la dimostrazione di una volontà forte del Paese di voltare pagina, perché noi non facciamo delle riforme perché ce lo chiedono altri da fuori, facciamo queste riforme perché pensiamo che siano giuste per il nostro Paese e perché ne discutiamo da appena 30 anni, quindi non è una richiesta che viene da fuori, è un'esigenza che avvertiamo noi come cittadini, noi come Paese. È vero però che ci guardano anche da fuori, è vero che c'è molto interesse rispetto a queste riforme costituzionali, sia per l'effetto pratico che possono comportare, quindi anche gli investitori, per esempio stranieri, sono molto interessati a capire se cambierà il titolo quinto, ma c'è molto interesse anche a livello istituzionale e politico nel capire se l'Italia ha davvero la forza e la volontà di fare un cambiamento così importante al proprio interno. Quindi io mi auguro che ci sia una scelta consapevole per il merito delle riforme costituzionali, immaginare però di tenerla distinta dalla valutazione rispetto a una maggioranza e a un governo che ha fatto di queste riforme costituzionali, del proprio programma di cambiamento, il tratto distintivo, la caratteristica principale, penso che sarà altrettanto difficile nel dibattito pubblico, perché non sarebbe nemmeno serio da parte nostra immaginare che la nostra attività, il nostro programma di cambiamento del Paese non tenga conto di quello che ci diranno i cittadini con il referendum. Questo che non ci appartiene, non credo che sarebbe serio. È ovvio che sarà una battaglia, nel senso positivo del termine ovviamente, non violenta, ma una battaglia in termini di argomenti impegnativa nei prossimi mesi, perché ci saranno schieramenti contrapposti molto ovviamente impegnati non soltanto a difendere o criticare il merito delle riforme, ma anche a augurare lunga vita o non augurare lunga vita all'azione riformatrice del governo.